Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Le incessanti precipitazioni dei primi giorni di febbraio hanno messo in ginocchio gran parte del Paese. L'ondata di maltempo ha creato frane, allagamenti, straripamenti dei fiumi da nord a sud e ha fatto registrare fino ad oltre 5 metri di neve e rischio valanghe sulle Alpi orientali. La situazione di criticità nel Veneto ha raggiunto i massimi livelli. Oltre 1.000 gli evacuati, un morto, danni alle colture e alle cose stimati per ora attorno ai 500 milioni di euro. Il Padovano, dove sono esondati diversi canali collegati al Bacchiglione, interi quartieri sono stati totalmente allagati da oltre 1,5 metri d'acqua, costringendo molte famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni attraverso le barche della Protezione Civile. Il disastro è arrivato a pochi giorni di distanza dall'alluvione di Modena del 19 gennaio 2014, quando la rottura dell'argine destro del Secchia nella frazione di San Matteo ha inondato Modena, Bastiglia, Bonporto, San Prospero, Medolla e altre zone della provincia di Modena, provocando l'allagamento di una superficie di 75 km quadrati, l'evacuazione di 600 persone, il blocco delle strade, frane e smottamenti, oltre a 2.000 ettari di coltivazioni con grano e altri cereali sommersi dall'acqua. L'SOS idrogeologico lanciato dalla Protezione Civile ha riportato alla ribalta il problema cronico di cui soffre il Paese, ossia la mancanza di un programma organico di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e dei corsi d'acqua, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta Mi scusi, sicurezza onorevole Busini, mi le scusi. aree più Colleghi, non è sensibili. possibile. Prego. Grazie. L'abbandono dei terreni montani, l'isboscamento, la forte espansione edilizia, soprattutto negli anni 70-80, la costruzione spesso abusiva su versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi d'acqua, la forte antropizzazione, la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti contribuiscono all'aumento dell'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e ad alluvioni. Il nostro Paese è un territorio estremamente fragile e in crescente pericolo di dissesto. Secondo uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 9,8% della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e sono 6.633 i comuni interessati, pari all'81,9% dei comuni italiani. In particolare, il 24,9% dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6% da aree a rischio alluvione e il 38,4% da aree a rischio sia frana che alluvione. Più di 5 milioni di cittadini italiani ogni giorno vivono o lavorano in aree considerate ad alto rischio. Un'indagine mostra che quasi il 60% degli italiani indica frane e smottamenti come una delle prime tre emergenze ambientali del Paese. Secondo i dati elaborati dal CNR IRPI, fra il 1960 e il 2012 tutte le 20 regioni italiane hanno subito eventi fatali. 541 inondazioni in 451 località di 388 comuni, che hanno causato 1.760 vittime, 762 morti, 67 dispersi, 931 feriti e 812 frane in 747 località di 536 comuni, con 5.368 vittime, 3.413 morti, compresi i quasi 2.000 del Vajont del 1963. Le vittime dal 1960 a oggi per frane e inondazioni sono state dovunque, e dunque in totale oltre 4.000. Gli sfollati senza tetto per le sole inondazioni superano rispettivamente i 200.000 e i 45.000. Secondo i dati apparsi sui giornali in questi giorni, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha quantificato in circa 8,4 miliardi di euro i finanziamenti statali degli ultimi 20 anni per politiche di prevenzione e difesa del suolo, mentre a fronte di questi, nello stesso periodo, sono stati spesi 22 miliardi per riparare i danni causati da frane e da alluvioni. Tali dati rendono evidente l'impellente necessità di un piano pluriennale di prevenzione e di manutenzione del suolo e dei corsi d'acqua, finanziato dallo Stato e cofinanziato da regioni e dagli enti locali, da attuarsi da parte degli enti periferici e territoriali competenti per legge. Risulta evidente che si tratta di un'emergenza nazionale e che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati da alluvioni. La ripresa economica di cui ha bisogno il Paese è continuamente rallentata e minacciata dall'aumento della fragilità del territorio, dal susseguirsi di drammi umani e danni alle cose.
ma sono gli stessi finanziamenti per la prevenzione e per la manutenzione del territorio che possono diventare un volano per l'accelerazione della ripresa economica e per lo sviluppo del Paese, creando indotto e occupazione. E a questo riguardo ci sono anche delle esperienze positive che hanno riportato anche i mass media, come ad esempio il bacino di laminazione di Montebello, che ha raccolto, trattenuto ed evitato che si riversassero soprattutto sul Basso Vicentino e sul Padovano circa 4 milioni di metri cubi d'acqua. Si tratta di un impianto costruito addirittura nel 1926, che raccoglie a nord le acque del Lagno Guà attraverso 12 sifoni di presa e si può trasformare in un lago di 6 milioni di metri cubi d'acqua su oltre 50 ettari, quasi tutti di proprietà demaniale, raggiungendo così una profondità sino a 20 metri. Si tratta di un esempio delle soluzioni che servono, certamente costose, ma che sono in grado di mantenere l'acqua il più possibile in bacini che a valle i fiumi possono provocare danni, per evitare che questi provochino danni. E a tal proposito voglio ricordare anche l'inaugurazione fatta all'inizio di quest'anno dal Presidente del Veneto, Luca Zaia, del bacino di laminazione di Caldogno, in provincia di Vicenza. Il 26 giugno 2013 sono state accolte dal Governo alcune delle mozioni presentate alla Camera da tutti i gruppi che hanno impegnato lo stesso Governo sugli obiettivi da raggiungere in merito al dissesto idrogeologico. La legge di stabilità 2014 ha cercato di sbloccare circa 1.400 milioni di euro di finanziamenti per il rischio idrogeologico stanziati dai precedenti governi e ha stanziato ulteriori 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Tuttavia, nella scorsa legislatura sono state calcolate necessità di prevenzione del rischio idrogeologico per un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 miliardi di euro per l'area del centro-nord, 13 per il mezzogiorno e 4 miliardi di euro per il patrimonio costiero. Per raggiungere risultati concreti serve la sinergia tra amministrazioni centrali e locali per il finanziamento di questi interventi. I veri conoscitori dello stato di salute del territorio e delle relative necessità di interventi per la messa in sicurezza e la prevenzione dei rischi e dei pericoli derivanti dalle calamità naturali sono gli amministratori locali e pertanto gli stessi amministratori sono sempre al centro delle attività relative all'individuazione, alla predisposizione ed esecuzione degli interventi e della mitigazione dei rischi. Negli ultimi anni le regole stringenti del patto di stabilità e crescita imposte dalla Commissione europea e delle conseguenti norme nazionali sul patto di stabilità interno costituiscono un vincolo insormontabile alla spesa delle amministrazioni locali, anche nei casi, e questo è a tratti paradossale, di disponibilità di cassa, che però non può essere utilizzata. Appare necessaria quindi una revisione delle norme vigenti in campo di prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico, non solo verso la semplificazione delle procedure per l'esecuzione degli interventi e l'assegnazione delle risorse, ma anche verso l'eliminazione delle disposizioni che di fatto rendono impossibile la spesa, come quelle relative all'inclusione degli interventi indispensabili per la stessa sopravvivenza dei territori e della popolazione e alla contabilizzazione della spesa per il rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita imposti dall'Unione Europea. Recentemente si è tanto parlato della Golden Rule sulle infrastrutture, in merito all'uscita delle spese sostenute dal nostro Paese per finanziare gli interventi delle reti infrastrutturali inserite nel corridoio TEN-T europei, dal rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita. Infatti, nell'ottobre 2013, la Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento europeo ha approvato la necessità di non calcolare nel 3% dei parametri di bilancio le spese per gli investimenti produttivi in infrastrutture, occupazione e formazioni. Si tratta di una modifica importante ai vincoli di bilancio degli Stati e delle Regioni, che permette maggiore efficienza di utilizzo dei fondi europei e sostiene il superamento delle politiche di austerità. Sulle scie dei provvedimenti adottati per le reti infrastrutturali inserite nel corridoio TEN-T, occorre attuare un passo importante a livello dell'Unione Europea per escludere dal rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita e conseguentemente del patto di stabilità interno le spese sostenute per finanziare interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione del suolo e dei corsi d'acqua. Quindi chiediamo con forza al Governo che si impegni ad assumere le opportune iniziative affinché uno degli obiettivi prioritari e fondamentali del prossimo semestre italiano di presidenza europea diventi l'esclusione dalla contabilizzazione delle spese ai fini del rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita, delle risorse stanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali
per finanziare gli interventi necessari per la prevenzione dei dissesti, la manutenzione del territorio dei corsi d'acqua e il contrasto del dissesto idrogeologico, provvedendo conseguentemente all'esclusione di tali spese dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare.